Ehi, tu! Non hai sentito la sveglia? Ma se la piantassi d'estate... Oh! Scusa, Marescià, io non c'ho orecchio musicale, l'avevo preso per il silenzio. Ma come, ti avevo detto di chiamarmi? Ste figure mi fai fare col maresciallo. Ma se ti ho chiamato due volte, mi hai tirato pure la scarpa. Come caporale dovresti dare il buon esempio! Per punizione oggi sarei caporale di giornata. Ma Marescià, una settimana che sono di giornata, qui fra un po' puzzo altro che di giornata. Ah, ci fai pure lo spiritoso, sarei caporale di giornata pure domani. Va bene, vuol dire che ci metterò la firma. Possino, cioccate. Attenti, attenti! Posa la scarpa, posa la scarpa. Bell'amico che sei. Ci metti il carico da 11, eh? Ma perché tu volevi che andassi in cella per te? Certo, se è necessario. Io ti proteggo, ti copro, tu vuoi fare qualche cosa per me? Ma che proteggi? È roba che sei diventato caporale alle spalle mie. Ah, ma allora mi vuoi provocare? Caporale si nasce, non ci si diventa. Come tu sei nato per ubbidire. Io. Perciò finché io sono caporale, tu c'hai tutto da guadagnare. Sveglia! Oggi vi sbatto dentro a tutti. Ehi tu. Vai in fureria e fatti dare i ruolini. Signor sì. Voglio vedere chi sono i felici. Quelli che stanno per andare in congedo. Ma non faccia lo spiritoso, maresciallo. Permesso? Sei tu il caporale di giornata? Signor sì. Vieni qua. Prendi in consegna questo bambino, tiè. Beh, che hanno anticipato? La leva? No, questo è volontario, purtroppo. E io che c'entro? Io sto allenando la squadra pugilistica. E adesso ti occupi pure di lui, finché non troviamo il padre. Attenti! Il colonnello? No, dicevo, attenti che il bambino vi fa la pipì addosso. L'ha già fatta, riposo. E adesso vatti a far dare una fascia ventriera per cambiarlo. Poi lo porti in infermeria e gli dai da mangiare, va bene? Oggi c'è spezzatino con patate, gli piacerà? Oh, arrangiati tu. Attenti! Un'altra ora. No, è il colonnello. Squaglia. Tu hai un figlio? E non sei sposata. No, ma adesso che Felice è tornato mi sposa subito. Ma che cosa stai raccontando? Ti sposi tuo figlio? Ma che dici? No, quello ha 8 mesi, il padre. Sì, si chiama Felice anche lui. Perché vede, io avevo chiamato Felice quel povero infelice perché Felice non c'era più. Ma adesso che Felice è tornato... Basta, basta. E hai il coraggio di essere felice con tutti questi felici nella tua vita. Ma io avevo sempre subodorato qualcosa di equivoco sotto. E adesso basta, sai? Sei licenziata. Mi dai gli 8 giorni? No, neanche 8 minuti. Il tempo per infilarti il cappotto e uscire immediatamente da questa casa onorata. Va bene, si calmi, non si arrabbi. Finalmente potrò dire a tutti che ho un figlio. Potrò avere tutti i figli che voglio. Anzi, sa cosa faccio? Vado dalla balia, prendo Felice e lo porto da Felice. Carmè. Buongiorno, Margherita. Dove sta Felicetto? Eccolo là, ha mangiato adesso proprio. Sono venuta a prenderlo. Ah, sì? Sì, lo devo far rivedere al padre, così me lo porto a casa. E che dirà vostra zia? Niente, è d'accordo. Pensa, è tornato felice, mi sposa. Io sono contenta, lo sapevo che prima o poi avrebbe fatto il dovere suo. Ha ragione. Avanti. Mi scusi, signor tenente, in parlatorio c'è una donna che vuole suo figlio. E chi la fate entrare? I soldati non possono essere chiamati a quest'ora. Vai! Sì, ma lei dice che suo figlio è un bambino, un lattante. Un bambino? Signor, sì. Ma allora la madre? Andiamo, maresciallo. Voglio mio figlio. Ridatemi il figlio mio. Abbiate pietà di una povera madre. Di una povera madre che... Che venire a tutti ma quanti! Signora, che... Via! Ma stia calma! Ma che succede? Signora! Signor tenente, signor capitano, ma che sei te? Ridatemi la creatura mia. Io l'ho portata qua sperando che se facesse vivo il padre. Sì, sì. Forma scherzone delinquente che so, rivedo mannaggia mo magno. No, guardi, signora, stia calma. Guardi, il nostro dovere è dare subito suo figlio. Noi glielo diamo subito. Grazie, ecco. Signor maggiore. Rosso, per favore, fai un salto. Capisco che l'obbedienza deve essere pronta, ma fammi finire di parlare. Volevo dire, vai in infermeria, prendi il bambino, lo porti qua. Vai! Signor sì. In quanto al padre... Non lo voglio vedere, non lo voglio manco vedere. Se non ha avuto, se non ha sentito il dovere di farsi vivo manco di fronte al pianto della povera creatura innocente. Cannassa morì ammazzato! Ma signora, non dica così, tanto più che ormai sappiamo chi è. Sapete chi è? Ma come si chiama sto garognone? Manco il cognome mi ha detto. 7 giorni, signor colonnello, 7 giorni se siamo visti. E non ha manco trovato il tempo di dirmi come si chiama. Beh, ormai non è più il caso di fare misteri, signora. Il militare in questione si chiama Felice Corradini. Corradini? Sì. Eccellenza, la supplico, la scongiuro, lo faccia venire qua. La supplico, lo faccia venire qua. Non è possibile, signora. Il militare si trova ad Anzio. Ah, pure i bagni se sta a fare sto mascarzone. No. E ma mo ha finito, sa, di sedurre e abbandonare le ingenue. Cocco di mamma, bello mio.
Vieni qua da mamma tua, quanto sei bello, 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 bello. Sta buono, sa cocco, sta buono, che mo' andiamo anzi o ammazziamo papà? Ma che dice, signora? Io l'ammazza quello, capito? L'ammazziamo, capito? Ma signora, la prego. L'ammazzo! Non dica così, signora. L'ammazzo! No, signora. L'ammazzo! Signora, lascia stare. Andate lì! Dammi retta, acciaccagli un piede e dagli una bella pignata in faccia, hai capito? Vai! Forza! Ma che sangue! So, vieni qua, vieni qua. Ecco, dai, forza, meno adesso che te lo reggo io, dai! Forza, sinistro, destro! Dai che sei morto! Paura che se ti mena dopo gli meno io a questo, ma che ti devo dare il bastone per menargli? Dai, forza! Occhio, i calciotti nei contoni! Dai, moro! Ti sei fatto male? Due, all'angolo. Eh? Due, tre, all'angolo, prego. Tre. Tutto per diretta. E i consigli tuoi. Ma no, i consigli miei erano buoni. Sette. Il guaio è che se li pigliava tutti quell'altro. Otto. Nove. Oh! Scusi, ha perso? Hai perso. A pezzo, hai visto? È vero. Vince per fuori combattimento alla terza ripresa il marinaio Ferrari Armando. Un bacio, un bacio di Giuda. Dai, vieni via, non gli dare confidenza. Vai, piano. Tiè, piglialo, che questo non si regge in piedi. Aranciotte, calzotti! Calzotti, aranciotte! Oh, me dai un'aranciata! Caporale! Signor sì. Sei tu l'allenatore? Signor sì, mi ci ha messo lei, signor tenente. Ah, bene, per ogni sconfitta avrai 15 giorni di rigore, chiaro? Signor sì.